Garzelli intanto sulla salita del Passo Fedaia, vediamo il traguardo volante di Stefano Garzelli, traguardo volante di Rocca Pietore, ci sono anche degli abbuoni in palio, mancano 38 km a questo punto alla conclusione quando sarà il traguardo volante. Già qua siamo a quota 1156. E sul traguardo sta piovendo a dirotto. Vero e proprio temporale. Eh sì, un vero e proprio temporale, non la bufera di ieri allo Zoncolano, in pratica sono arrivati i primi e poi si è scatenato l'inferno, è venuto giù un temporale incredibile ieri sullo Zoncolano, però anche qua sta piovendo davvero con una bella intensità sul traguardo di Gardeccia, il meteo previsto qua all'arrivo. Ai 1948 metri del rifugio Gardeccia, pioggia e schiarite, speriamo in qualche schiarita, temperatura più o meno quella che hanno incontrato anche alla Passo Giau i corridori, siamo intorno ai 10 gradi. Questi sono i più immediati inseguitori di Garzelli, Nieve e Bakelands, è saltato Johnny Ogerland. Era prevedibile questo, partito troppo forte nella salita verso il Gran Premio della Montagna del Passo Giau. Nibali, ricordiamo che in classifica generale è in seconda posizione, Nibali con un ritardo di 3 minuti e 20 secondi da Contador, ha soltanto un secondo di vantaggio su Igor Anton, il vincitore di ieri sullo Zoncolan. La testa della corsa c'è Stefano Garzelli che cerca oggi l'impresa, la grande impresa, perché ricordiamo che è partito dopo l'azione di Johnny Ogerland quando mancavano in pratica 60 km alla conclusione. I suoi più immediati inseguitori, eccoli qua inquadrati alla traguardo volante di Rocca Pietra, hanno un ritardo di 1.17, sono Bakelands e Nieve. L'ultima vittoria di Stefano Garzelli proprio qui al Giro d'Italia lo scorso anno quando vinse la cronoscalata di Plan de Coronès. L'anno scorso fece le cose in grande andando ad aggiudicarsi una delle tappe in assoluto più prestigiose, così come di grande prestigio e non solo, perché quella che comprende la Cima Coppi è questa frazione, il tappone dolomitico del Giro 2011. Fine discesa per Vincenzo Nibali, 1 chilometro di strada facile, poi comincia la salita. Adesso sta parlando col direttore sportivo, probabilmente chiederà informazioni sul vantaggio nei confronti della maglia rosa e compagnia. Questi sono i primi passaggi alla abbiamo visto in grafica i primi passaggi al traguardo volante, dove dopo Garzelli, Nieve e Bakelands stanno transitato anche Seldryers, ora Sella e Di Luca. Ci stiamo avvicinando alle 6 ore di gara. 35 secondi il vantaggio di Nibali. Alla fine della discesa, dunque mezzo minuto, qualcosina in più ha guadagnato Nibali su Contador, adesso approfitta di questo tratto prima che la strada torni a salire per mangiare ancora Vincenzo Nibali, e noi ne approfittiamo invece per andare sulla motocronaca di Andrea De Luca. A te. Sì, siamo riusciti a risalire, anzi a ridiscendere e a raggiungere il gruppetto di Contador, sono in 16, ha fatto un po' fatica Ruano a tenere la postura. In discesa abbiamo sempre visto Alberto Contador davanti a tutti, una discesa molto veloce, pensate che il nostro tachimetro ha toccato i 105 km orari, a voi la linea. Mi sembra che Contador abbia un aiuto da parte di Igor Anton, adesso è tornato al comando Alberto Contador. Contador che ha perso in discesa tutti i suoi compagni di squadra che avevano lavorato a fondo nella prima parte di questa tappa, avevano tirato soprattutto negli ultimi chilometri verso il Gran Premio della Montagna di Passo Giau per andare ad annullare l'attacco di Rodriguez e di Arroyo, però in questo modo se li è giocati tutti praticamente, vediamo se qualcuno riuscirà adesso a rientrare, intanto Anton è lui che va davanti a tirare il gruppetto con Contador, c'è anche Kreuziger, Arroyo, è rientrato Kirienka, c'è anche ovviamente Scarponi. Stanno parlando Anton e Alberto Contador, Anton vincitore della tappa di ieri, e adesso l'ammiraglia subito al fianco di Nibali. Volpi e Amadio, che è il team manager della Liquigas Cannondale, hanno affiancato Vincenzo Nibali, questo è il punto migliore per cercare di parlare con lui, una cosa impossibile da fare ovviamente nel tratto, nella fase in discesa.
40 secondi il vantaggio di Nibali. Abbiamo sempre detto anche nei giorni scorsi delle possibili alleanze indirette per cercare di contrastare Alberto Contador e delle alleanze dirette invece proprio per la maglia rosa, e qua le sta trovando, si stanno confermando. Qualcuno aveva parlato di solidarietà tra spagnoli nei giorni scorsi. Andiamo da Silvio Martinello per qualche analisi di quello che sta succedendo e che è successo nella discesa del Passo Giau. Il riferimento è all'attacco di Nibali. A te Silvio. Grazie Francesco, prego Alessandro Caruso. Abbiamo estrapolato alcune immagini della spettacolare discesa di Vincenzo Nibali scendendo appunto dal Passo Giau. Qui siamo nei primi metri appunto della discesa. Alberto Contador aveva cercato di anticipare, probabilmente si aspettava questo attacco di Vincenzo Nibali, molto spettacolare, perché in effetti Vincenzo ha scelto delle traiettorie molto efficaci che hanno fatto fin da subito la differenza. A mio parere anche perché Alberto Contador non ha voluto assumersi i rischi necessari per seguire Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali che, come vedete da queste immagini, nonostante stia andando giù molto forte, ha sempre la lucidità per correggere anche le traiettorie poco opportune. Quando è arrivato in pianura ha cominciato ad alimentarsi. Perché? Perché ora inizia il momento delicato di questa tappa, perché ora c'è da scalare il Fedaia, la salita probabilmente più impegnativa di questa tappa. Alberto Contador, come abbiamo avuto modo di vedere dalle immagini, è a 35 secondi e sta ricevendo in pratica in cambio quello che lui ha dato in questi giorni. Goran Thor lo sta aiutando, la Movistar in qualche modo con Arroyo va anche lui in testa a dare qualche cambio, quindi una situazione che purtroppo non è a vantaggio di Vincenzo Nibali, che nonostante tutto dimostra grande maturità, grande forza di carattere e assolutamente ci sta mettendo il cuore, sta giocando al meglio le proprie carte. Staremo a vedere come andrà a finire. A te la linea Francesco. Sta facendo un grosso lavoro Pablo Lastras, che non è della Saxo, è della Movistar, in testa al gruppo Maglia Rosa. Infatti Davide, come sottolineava adesso Silvio Martinello, sì, ha perso i compagni di squadra, ma ne sta trovando altri per strada. Alberto Contador, Lastras, Anton, anche Arroyo potrebbero essere alleati preziosi della Maglia Rosa. Questo è un alleato preziosissimo, parlo di Pablo Lastras. Anche perché adesso la strada è ancora abbastanza leggera e stare a ruota è importante. Lo vedete adesso, Contador naturalmente sa benissimo di avere in classifica un vantaggio di 3 minuti e 20 secondi nei confronti di Nibali, quindi tutto sotto controllo per il momento. Qui comincia il tratto più difficile del Passo Fedaia. 35 km al traguardo, il primo a transitare sotto lo striscione dei meno 35 è ovviamente Stefano Garzelli, in attesa del gruppo, in attesa di Vincenzo Nibali, meglio, che ha sempre una trentina di secondi di vantaggio sul gruppo. Torniamo nello studio del processo alla tappa per vedere i figli di Vincenzo Torriani, Marco e Gianni. Lo abbiamo detto, questa è la Cima Coppi, la giornata della Cima Coppi. Al termine di questa tappa saranno proprio loro a consegnare il premio intitolato a Vincenzo Torriani, un padre importante perché è stato per tantissimi anni il patrono storico, eccolo qua il grande Vincenzo Torriani, patrono storico del Giro d'Italia, e saranno loro, come ogni anno, a premiare il vincitore della tappa che con la Cima Coppi, quest'anno il Passo Giau. Vorrei farvi notare che prima, quando ha preso il panino, e adesso che ha preso la borraccia, neanche l'accenno alla retropussetta. L'ha presa e non c'è stata la minima spinta, il minimo aiuto da parte del direttore sportivo. La retropussetta, cioè la spinta in poche parole. Sì, quando il direttore sportivo... Il passaggio lungo della borraccia. Questi sono... E questo è uno dei momenti, da un punto di vista spettacolare, sicuramente più belli, più alti di tutto il Giro d'Italia. Il passaggio nella gola dei Serrai di Sottoguda è qualcosa davvero di affascinante. È di 25 secondi adesso il ritardo di Contador rispetto a Vincenzo Nibali. Il vantaggio di Garzelli al traguardo volante nei confronti del gruppo Maglia Rosa è di 8 minuti e 53 secondi.
Dunque sta resistendo davvero bene, ancora molto molto bene Stefano Garzelli. Kevin Sildryers, ultimo ieri nella tappa dello Zoncolan, sta cercando qualcosa di importante anche lui. È all'inseguimento di Nieve e di Backlands, che sono i primi alle spalle di Stefano Garzelli. Alberto Volpi alla guida dell'ammiraglia della Liquigas al fianco di Nibali, ma torniamo su Garzelli. Ci sono ancora possibilità per lui di conquistare questa tappa. Adesso la situazione per Nibali, Davide, è indiscutibilmente difficile. È vero che doveva assolutamente provare l'attacco nella discesa del Giau, però è altrettanto vero che più di quello che ha guadagnato era difficile prendere. Si potevano guadagnare 30-40 secondi, quello che ha fatto Nibali. Ha trovato amici, vedete adesso l'Astras sta tirando e anche forte. Qui la salita è al 2, al massimo 3%, vanno ai 30, possono arrivare anche 35 km orari. E per Contador è una pacchia stare a ruota di Pablo Lastras. Lo spettacolo dei serrai di Sottoguda, questa gola per certi versi spaventosa che è stata scavata nel corso dei secoli dalle impetuose acque del torrente Pettorina. Qua merita davvero di perdere per qualche secondo la corsa per andare ad ammirare questo spettacolo unico. Siamo ai piedi della marmolada in pratica. Nella roccia ci sono ancora i fori che venivano fatti sulla parete per fissare dei tronchi che venivano messi a primavera per costruire proprio una sorta di strada per portare il bestiame dagli alti pascoli e il fieno per portarlo a valle, una manutenzione stradale nella gola che era molto pericolosa e che era anche estremamente impegnativa perché ogni anno si dovevano costruire e poi smantellare questi ponti. Si rialza Nibali, sa che davanti ci sono ancora tanti chilometri, si è reso conto che dietro non sta tirando Contador ma Pablo Lastras. Ha isolato lo spagnolo, ha isolato la maglia rosa Nibali a livello di squadra ma non lo ha isolato completamente, dunque un attacco bello, importante, significativo anche quello di Vincenzo Nibali, ma che ha dato risultati soltanto a metà. Adesso si rialza il siciliano perché è stato avvertito, lo sa che dietro stanno recuperando e dunque non ha senso continuare in un'azione impossibile. Nibali ci ha provato nella discesa del Giau ma non finisce qua perché c'è ancora il Fedaia, poi un'altra discesa per arrivare ad affrontare la salita conclusiva verso il rifugio Garbiccia. Anche il gruppo Maglia Rosa tra un po' a Sottoguda, dove cominceranno i 7 km e 300 metri più difficili. Facciamo un tentativo con Paolo Savoldelli, tornando dunque in corsa con la sua motocronaca. A te. Mi trovo sempre alle spalle. Intanto Arroyo, che sta andando regolare, sta salendo col proprio passo Stefano Garzelli, non sta portando, sta cercando di gestire al meglio le sue energie. Mi sono fermato un po' per controllare la situazione. A 1 minuto e 23 dietro di lui c'erano Nieve e Backland, a 1 minuto e 56 Sildryers, a 2 minuti e 17 Di Luca e Sella, a 2 minuti e 48 Petros e Pinati, a 3 minuti e 34 Ron Ogerland e Jimmy Pegna. Garzelli ha tantissime possibilità di vincere questa tappa, l'importante è che riesca a gestirsi bene, è dura perché la salita qui è veramente difficile. Questa salita per me era sempre diciamo un ostacolo grande, gli anni in cui l'ho superata bene, sono riuscito a ottenere dei grossi risultati, è stato difficile a 5 km più o meno dalla cima. Era per me uno spettro perché tante volte mi sono staccato qua, diciamo ci ho lasciato le penne, a voi. Nel 98 la tappa terminava a Selva di Valgardena e dovevano fare la strada principale, o meglio, Fantani pensava che si dovesse affrontare la strada statale, non i serrai di Sottoguda. Conti, Roberto Conti, gli spiegò al dettaglio la salita. Dopo una galleria, lì comincia il tratto più difficile. Affrontarono i serrai di Sottoguda, Pantani ad un certo punto, già nel rettilineo, quello duro del passo Fedaia, andò da Conti e gli chiese: ma quando comincia il Fedaia? Quando comincia la marmolada? E Conti: ma sa di, esatto, mi inseda da un pezzo, è già cominciata da un po'. E lì Pantani partì e andò a conquistare la maglia rosa.
Dietro intanto nel gruppo dei migliori ha preso un buon margine David Arroyo, è scattato lo spagnolo secondo l'anno scorso al Giro proprio nel momento in cui è stato ripreso Vincenzo Nibali, c'era in quella fase il suo compagno di squadra Pablo Lastras davanti a controllare la situazione, meglio a tirare per Alberto Contadora. Stefano Garzelli ha un vantaggio era sul gruppetto di Contadora e Nibali di 8 minuti e 34 secondi, sono 33 i chilometri che mancano alla conclusione, è un vantaggio importante quello di Garzelli. Vantaggio importante, sai, un corridore come Garzelli potrebbe aver avuto l'intelligenza tattica di dosare le forze, ha rischiato un pochino sul Giao quando c'è stato l'attacco di Ogernan e lui si è portato l'inseguimento, ma poi ha cercato comunque di preservare energie per il finale. Anche Arroyo è scattato sulla Giao e adesso si porta all'inseguimento di Garzelli, più che altro per Arroyo la speranza di rientrare in classifica. Altri scatti in testa al gruppetto della maglia rosa, questa volta tanto per cambiare è uno spagnolo ed è Losada della Katiuscia. Devo dire che gli spagnoli corrono molto bene, anche se sono di squadre diverse, sembrano quasi tutti della stessa formazione. Torniamo da Andrea De Luca. Prova. Sì, siamo proprio al fianco dell'ammiraglia della Liquigas. Allora, Alberto Volpi ci ha provato, Vincenzo Nibali. Scusa, siamo in una strettoia, vi restituisco la linea. Ok, perfetto, Andrea. Comprendiamo chiaramente le difficoltà, anche perché da queste inquadrature si vede non è proprio la strada migliore questa per cercare qualche intervista. Ci puoi chiedere ovviamente la linea appena ti sarà possibile. È tornato sulla statale, ha superato Malga Ciapela, ancora 5 km di salita per Garzelli, mentre il gruppo Magliarosa si trova a 7 km e 300 metri dal Gran Premio della Montagna del Passo Fedaia. Nella gola dei serrai di Sotto Guda c'è David Arroyo. Chiediamo un commento anche a Gilberto Simoni, che è sempre ospite del nostro studio al Processo alla Tappa. Gilberto. Mi ricordo benissimo la tappa che hai appena accennato del 98. Io ero in fuga e come oggi mi sembrava un po' una tappa così, non riuscivo mai a capire cosa potesse succedere. Siamo stati in fuga tutto il giorno, ma ci siamo attaccati tutto il giorno. E poi a un certo punto sul Fedaia siamo rimasti un po' ognuno per conto proprio e mi ricordo che dopo Pantani sul Pordoi ci raggiunse assieme a Guerini, mi sembra, e andò a prendere la maglia rosa. Sul Sella, sì, è vero. Io era all'inizio del Pordoi, ma dopo diventava esatto, Sella. Esatto. E anche oggi, insomma, se non fosse per Ogerland che ha iniziato un po' la battaglia, non so cosa ci avrebbe offerto sta tappa, sembrava quasi una tappa scontata, invece vediamo veramente di tutto, bello anche. Guardate che meraviglia, questa è una vera e propria meraviglia naturale, i serrai di Sotto Guda, qua è una gola di quasi 200 metri, ci sono anche due gallerie che erano state adibite a polveriera durante la Grande Guerra. Sono 2 chilometri, poi arriveranno Malga Ciapela e lì riprenderanno la statale. Nel gruppo della maglia rosa ci sono anche Kreuziger, c'è Scarponi, c'è Gadré. Non c'è più Arroyo che invece, come abbiamo visto, è riuscito ad andare via. Allora, la situazione dei primi 5. Alle spalle di Garzelli con un ritardo di 1 minuto e 15 c'è Nieve a 1:30. Bakelands con Sildryers che a 2 minuti e 20, a 2:48 c'è Emanuele Sella. Questo è Nieve. Bravissimo, gregario perfetto nella tappa della Grossglockner e ieri si è classificato settimo sullo Zoncolanna. Così come bravissimo è Jan Bakelands, il belga della Omega Pharmalotto, che ha fatto un lavoro eccezionale per riagganciare la fuga, aveva perso la fuga quando si è creata e poi è riuscito a riprenderla soltanto dopo 60 km dal via di stamani da Conegliano e adesso sta cercando di riportarsi su Nieve, dunque di andare a riprendere lo spagnolo che è in seconda posizione alle spalle di Garzelli. Quando arrivano sulla statale mancheranno 5 km e 300 metri al Gran Premio della Montagna.
Questo intanto è Kevin Sildryers, che è attualmente in quarta posizione, lo ricordiamo, ultimo ieri sul traguardo dello Zoncolan. Ci sono 2 chilometri dritti come un fuso, pendenze che vanno dal 10 al 12%. Arrivare a Capannabilli sembra lì, ma non ci arrivi mai. Lì poi ci sono un paio di tornanti, ma Tedaia è una delle salite più dure di questo giro. E questa è veramente una delle salite più dure, anche se non è traguardo, perché poi ci sarà l'ascesa verso il rifugio Gardeccia. E questo invece è Emanuele Sella, sta cercando di riportarsi all'inseguimento di Sildryers, in quinta posizione Sella. Andiamo da Savoldelli. Mi sono fermato, mi sono portato 2 prendieri, questo momento è un punto di più. Vedo che è la prima volta l'ammiraglio di Torino che prende Vergogna su questo rettilineo, anche se la distanza è breve, però 1 minuto e 10 c'è. Siamo un tratto molto duro della salita, c'è Domenico Cavallo dietro a lui che ogni tanto lo affianca e lo incita. Nieve sa che deve cercare di salire più regolare possibile, sarebbe chiaro per lui riuscire a recuperare Gardelli prima del GPM, perché poi potrebbe andare insieme. Non è facile, perché anche Gardelli sta bene, Nieve sta rilassando bene la cottura, se non sale con il rapporto più agile. Penso che abbia montato un 36 e in questo momento ha un 19, un 20 più o meno. A voi la linea. Poi avete visto le immagini che arrivano dal traguardo, quello che sta aspettando i corridori, perché qua continua il diluvio e c'era qualche problema anche per i colleghi della televisione belga, perché evidentemente sta piovendo anche nella loro postazione. Encomiabile Stefano Garzelli, bravissimo Nieve, vedete queste immagini, la salita sembra facile, ma qui siamo al 12% di pendenza e questa è la panoramica del gruppo Maglia Rosa. Rodriguez, Gadré, Kreuziger. Eccolo qua, Contador con Scarponi, Sipstov, con Rodriguez, con Gadré che abbiamo visto in precedenza. C'è l'altro anche uomo della Jetesere invece è Hubert Dupont, che sta facendo un Giro d'Italia stratosferico. C'è anche Dario Cataldo, attenzione perché ci sono questi scatti adesso in testa al gruppo, con Alberto Contador che in vista del drittone di Malga Ciapela attacca ancora. Questa però è tutta un'altra cosa rispetto all'attacco che avevamo visto fargli è poche centinaia di metri prima del Gran Premio della Montagna. Sulla sua ruota prova a portarsi Igor Anton, anzi no, scusate, è l'uomo della Rabobank e si tratta di Crosswijk. Arriva anche Ruano. Contador dunque che attacca ancora con Crosswijk, che è stato il primo a portarsi sulla ruota della maglia rosa. Qui è un tratto molto impegnativo. L'abbiamo detto in precedenza, il tratto forse più difficile di questa salita vera, quella del Passo Fedaia, con Contador, Crosswijk e Ruano. Vediamo il vantaggio e hanno preso un centinaio di metri per ora sul resto della compagnia, sugli altri che componevano il gruppo, con tutti i migliori, che adesso è tirato da Scarponi. Dietro c'è Kreuziger con Rodriguez e Gadré, anche Nibali. C'è anche Cataldo, ma si sta per sfilare, sta perdendo qualche metro Malga Ciapela. L'attacco di Alberto Contador. Lo continuiamo a seguire con questa inquadratura dall'elicottero, si volta a Crosswijk per vedere chi è riuscito a resistere all'attacco di Alberto Contador e siamo molto distanti dal traguardo, perché lo vedete in alto a sinistra il chilometraggio, mancano ancora 30 chilometri per il battistrada, per Stefano Garzelli, dunque siamo intorno ai 35 chilometri per questo gruppetto con Ruano, Crosswijk e Contador. Per loro ancora 5 chilometri e mezzo per arrivare in cima.
Complicata la situazione per quanto riguarda il successo di tappa, però Contador, perché davanti ha un vantaggio ancora importante Stefano Gazzelli, però Contador lo aveva detto subito dopo il Gross Glockner, sullo Zoncolan voglio guadagnare secondo in classifica, non mi interessa più di tanto la vittoria di tappa, e con questo aveva lasciato intuire che il suo vero obiettivo era quello di oggi, quello del tappone dolomitico. E adesso è partito forte. Vedete adesso il cartello Fedai, ancora 5 chilometri, Ruano sembra che si sia ripreso ma cercherà di stare nella scia del corridore spagnolo, molto bravo Kruijswijk. Ieri ha avuto una giornata difficile, Ruano ha pagato nel finale, in pratica ha sofferto per tutto lo Zoncolan, non si è saputo gestire in corsa, è stato lui il primo ad ammetterlo, e ha pagato una crisi di fame, cosa che assolutamente non puoi permetterti sulle rampe dello Zoncolan. Siamo tornati con le immagini su Garzelli, splendido protagonista di questo tappone, la frazione che chiude la tre giorni micidiale in quota al Giro d'Italia. Domani ci sarà il giorno di riposo e poi l'ultima settimana comincerà con la cronoscalata da Belluna a Nevegal. Ancora circa 3 km per Garzelli al Gran Premio della Montagna. Lo scollinamento infatti al passo Fedaia sarà quando mancheranno 27 km e mezzo alla conclusione, lo scollinamento sarà a quota 2057. Guardate il rapporto di Contador, molto agile. Nibali. La crisi ora di Vincenzo Nibali, che rischia di perdere il contatto dal gruppetto con tutti gli altri uomini di classifica. Nibali aveva provato l'attacco nella discesa del Giau, aveva guadagnato non più di 40 secondi e adesso è in difficoltà rispetto a questo gruppetto con Gadré, con Menchov, con Scarponi e con Kreuziger. Mi sembra che ci sia anche Betancourt, il più giovane del Giro d'Italia, della Questapone. E poi c'è anche Rodriguez della Katiuscia. Nibali. Momento difficile dunque per Nibali, il momento difficile per Vincenzo Nibali, che non è riuscito a restare sulla ruota di Contador, peggio, non sta riuscendo neppure a rimanere sulla ruota del gruppetto con Scarponi, Kreuziger, Sarmiento, con Rodriguez e Gadré. Neanche un cambio stanno dando Kruijswijk e Ruano a Contador. Il cambio invece l'ha dato Scarponi a Kreuziger. Menchov, lo vedete lì in quarta posizione, più indietro Vincenzo Nibali. Nieve ha un ritardo nei confronti di Garzelli di 48 secondi. Ai 3 km dal Gran Premio della Montagna. Questo è l'ultimo rilevamento, quando mancano 3 km alla passo Fedaia, dunque sta recuperando Nieve. Andiamo da Andrea De Luca. Sì, siamo proprio dietro a Vincenzo Nibali, adesso il ritardo del siciliano nei confronti del gruppetto in cui c'è Sarmiento della Questapone, Gadré, Menchov è di una cinquantina di metri, adesso la strada non è più così pendente come prima, comunque la visuale di Vincenzo Nibali gli permette di vedere non solo il gruppetto davanti a lui ma anche Contador che si volta in questo momento e quindi ha una visuale ampia ai riferimenti visivi del suo distacco dagli altri. A voi la linea. Ai ai, momento critico, momento difficilissimo per Vincenzo Nibali. Eh sì, momento davvero fortemente critico questo per Vincenzo Nibali. Anche Sastre viene ripreso. Questo invece l'altro uomo della Geox che rimane nel gruppetto dei migliori è Menchov, che è apparso obiettivamente in crescita nella seconda settimana del Giro d'Italia, infatti, e adesso invece viene annullato l'attacco di Arroyo e qua si parlano ancora Arroyo e Contador, ripreso anche Ogerland. Molto bravo Michele Scarponi, regolare, non reagisce più agli scatti di Alberto Contador. E questa sta risultando, almeno per il momento, la mossa vincente, perché vedete, si stanno ricompattando Contador, Kruijswijk e Ruano stanno per essere ripresi. Anzi, sono stati ripresi dal gruppetto con Scarponi, Menchov e Kreuziger. Sella ha un ritardo di 2 minuti e 28 secondi.
da Garzelli. 8 minuti è il ritardo invece, appena appena inferiore agli 8 minuti il ritardo del gruppetto della Maglia Rosa nei confronti del battistrada. Stefano Garzelli arriva all'ammiraglia della Liquigas per dare qualche indicazione, per sostenere Vincenzo Nibali, perché per lui adesso è un momento difficile nelle gambe ma credo anche nella testa, Davide. Questo è un momento critico anche a livello psicologico per Nibali. È terminato il tratto rettilineo, adesso ci sono alcuni tornanti e adesso per Garzelli qualche metro per respirare. Garzelli ha superato il cartello dei meno 30, l'espressione di Vincenzo Nibali deve tenere duro perché questo può essere il momento chiave della tappa e chissà, forse anche del suo Giro d'Italia, perché ne mancano ancora tanti di chilometri alla conclusione. Andiamo da De Luca. Sì, siamo proprio dietro Vincenzo Nibali e l'ammiraglia della Liquigas. Molto nervosismo a bordo della macchina verde Pisello con Alberto Volpi che sbuffa. Vorrebbero scendere quasi e spingere il corridore per ricucire questo strappo. Comunque Vincenzo Nibali continua a mantenere un'andatura costante. Non ha mai provato a rilanciare l'azione, continua a pedalare del suo ritmo. Prima con un metro di distanza. Intanto Menchov ha perso contatto, sta perdendo contatto dal gruppetto della Maglia Rosa, Dennis Menchov. Andiamo nella nostra regia, da Silvio Martinello, a te. Una piccola curiosità finché seguiamo questa spettacolare scalata della Marmolada, prego Alessandro Carusi. Abbiamo visto l'immagine, abbiamo parlato finora di come Alberto Contador gestisca gli connazionali come dei veri e propri compagni di squadra. Guardate qui Arroyo che era scattato i piedi della Marmolada, Contador si preoccupa di vedere se riesce a rimanergli a ruota e se lo scorta fin dove Arroyo riuscirà a tenere naturalmente. A te la linea. Gli ha detto mettete a ruota. Infatti è un gesto quello che avevamo notato, ha fatto bene Silvio Martinello a farcelo, a riproporcelo. Meno di 30 km alla conclusione, in vista del Gran Premio della Montagna del Passo Fedaia, si va verso il gran finale del tappone dolomitico e si va dunque anche verso la seconda parte, la seconda ed ultima parte della nostra diretta Giro all'arrivo. Come sempre ci introduce la sigla, ma prima ancora lo spot, la campagna per la sicurezza, questa nostra iniziativa di Rai Sport in collaborazione con la Polizia Stradale, il Ministero degli Interni e la Federazione Ciclistica Italiana. Lo spot sulla sicurezza e poi Giro all'arrivo. Ai 1948 metri del rifugio Gardeccia si chiude la tre giorni, la terribile tre giorni in alta montagna alla Giro d'Italia. Questa quindicesima è il tappone dolomitico con la cima coppia al Passo Giau, quasi 6.000 metri di dislivello. C'era grandissima attesa per questa tappa che le sta mantenendo tutte le attese, perché sono tante le emozioni che ci sta regalando questa quindicesima frazione. Al comando c'è Stefano Garzelli che è partito quando mancavano 60 km alla conclusione sulla salita del Passo Giau, poi l'attacco alla discesa di Vincenzo Nibali, ma la situazione è esplosa, letteralmente esplosa sulla salita del Passo Fedaia. Siamo sulla Marmolada, salita vera. È stato ripreso Nibali che aveva guadagnato un vantaggio massimo di 40 secondi nella discesa del Giau, 40 secondi su Alberto Contador che poi è scattato sulla Fedaia. Nieve secondo dietro a Stefano Garzelli, nel gruppo Maglia Rosa non c'è neanche Igor Anton, in difficoltà Vincenzo Nibali, sta cercando di reagire, è riuscito Menchov dopo essersi staccato a rientrare. Ha provato a assaggiare gli avversari Alberto Contador scattando a Maga Giapella, uno dei tratti più duri della salita del Fedaia, del Passo Fedaia, insieme a lui Crosweg e Ruano. Poi è stato bravo Michele Scarponi a dettare il ritmo degli inseguitori e a riprenderli, mentre adesso con Stefano Garzelli, splendido battistrada di questa tappa, siamo alla GPM del Passo Fedaia, siamo a quota 2057, è al comando da solo in pratica da 30 km. Ne mancano ancora 28 alla conclusione, c'è ancora una scalata da fare, ancora una salita da affrontare, è quella verso il rifugio Gardeccia. Una bella gomitata ci stava proprio bene, quella di Stefano Garzelli a quella al tifoso, perché non bisogna assolutamente stare troppo vicino ai corridori. 1:15 circa il ritardo di Nibali nei confronti di Contador.
prestigiose di questo Giro d'Italia, come sempre succede per la frazione che comprende la cima Coppi, il punto più alto del Giro, quest'anno alla Passo Giau, quota 2236, dove per primo è transitato proprio lui, Stefano Garzelli, che l'anno scorso aveva confezionato un vero e proprio capolavoro aggiudicandosi la tappa della cronoscalata a Plan de Crones. Là era stato incoronato a Plan de Crones. Nieve in difficoltà, siamo ormai nel tratto finale della salita verso il Passo Fedaia, poi una lunga discesa verso Canazei. Per il gruppo Maglia Rosa a questo punto 30 km all'arrivo. Andando a ricomporre anche la situazione di corsa, alle spalle di Garzelli c'è Nieve in terza posizione, troviamo invece Bach Lanza che ha un ritardo di 2 minuti e 20, poi Sella a 2.48, Sindryers a circa 3 minuti e 20 e poi Degnan con Wening a 4 minuti. 500 metri al Gran Premio della Montagna. Lasciate in pace i corridori, applauditeli, incitateli, ma state un po' distanti, pensate alla fatica che stanno facendo. Sono raccomandazioni che veramente sembrano cadere nel vuoto e questa è la cosa che in assoluto più ci dispiace, perché per fare il tifo correndo al fianco dei corridori si danneggiano e si fa veramente la figura del... Non lo diciamo, insomma si capisce. Esatto. Tanto mi sembra che abbia recuperato leggermente qualcosa Vincenzo Nibali, qui la salita diventa per un breve tratto più agevole. Per fortuna c'è la moto di ripresa che apre un varco davanti a Stefano Garzelli, si è portata l'ammiraglia attaccata proprio al corridore per cercare di difenderlo, e questo è incredibile, cercare di difenderlo dai tifosi. Questo è Vincenzo Nibali, la sua crisi pericolosissima ai fini della classifica generale, quella di Nibali che ha pagato pesantemente lo scatto di Contador a Malga Ciapella. Andiamo da Paolo Savoldelli in corsa. Mi trovo dietro al gruppetto Maglia Rosa, si è staccato Kruiswijk che sta soffrendo per rientrare, piove abbastanza bene e il passo che sta imprimendo Ruano è veramente alto. Rilancia l'andatura, restano in fila, nessuno gli ha mai dato il cambio, Contador sembra che stia controllando, vedo soffrire un po' Gadré e Arroyo, gli altri mi sembrano lì tutti che controllano. C'è tantissima gente, è uno spettacolo, mentre in questo momento vedo Scarponi proprio lì davanti a Contador, sembra che Scarponi oggi stia meglio e pedali molto più agile del solito, probabilmente i consigli di Damiani sono stati ascoltati. A voi. Grazie Paolo, eccolo il GPM, transita per primo anche al Passo Fedaia Stefano Garzelli a quota 2057, mancano 27 km e mezzo alla conclusione. Garzelli, lo vedete in alto a sinistra, ha un vantaggio sempre intorno ai 7 minuti nei confronti del gruppo della Maglia Rosa, il gruppo di Alberto Contador è un vantaggio importante, ma attenzione, adesso avremo anche il vantaggio di Garzelli, lo vedete in basso a sinistra, continua a scorrere il nostro cronometro per vedere il suo vantaggio nei confronti di Nieve. Un minuto, poco più, il ritardo di Nibali nei confronti di Contador. Al GPM Michel Nieve transita con 39 secondi, 40 secondi su Stefano Garzelli, che dunque deve fare ancora attenzione perché ha recuperato in questa salita una decina di secondi Nieve, che è stato a lungo anche maglia rosa virtuale in questa tappa, perché il vantaggio della fuga che si era sviluppata in mattinata era stato anche di 10 minuti e 20, Nieve in classifica generale aveva 9 minuti e 8 da Contador. Non ci sono il secondo e il terzo della generale, in questo gruppetto non ci sono Anton e Nibali. Questo è il gruppo con tutti i migliori, Ruano, Kreuziger, Scarponi, Contador, Rodriguez, Menchov, Gadré e resiste anche Arroyo. Adesso.
Davide, è stato costretto dall'azione scriteriata di Hoogerland a prendere l'iniziativa Stefano Garzelli, perché forse non sarebbe scattato così lontano dal traguardo, perché ricordiamo che è andato via dai 18, dagli altri 17 compagni di fuga quando mancavano 60 km alla conclusione, eravamo a metà della salita del passo Dau, però sta facendo davvero qualcosa di importante Garzelli. Andiamo da Andrea De Luca. Anzi no, scusa Andrea, andiamo adesso da Paolo Savoldelli, Motocronaca 2. Mi trovo sempre dietro la maglia rosa, il passo da Ruiano è sempre intenso, nessuno sembra che si stia staccando, l'incoda è sempre a Royo che soffre, abbiamo superato adesso Danilo Di Luca che sta cercando di non perdere troppo, probabilmente per fare da punto d'appoggio a Rodriguez. Fa freddo. Piove non intensamente, però piove, è importante in cima vestirsi perché c'è una lunga discesa dopo, a voi. Eh sì, lo abbiamo detto da stamani perché è cominciata presto anche oggi la nostra diretta per seguire questo tappone dolomitico, da tenere costantemente sotto osservazione le condizioni del tempo. In questo momento non sta piovendo sul traguardo della Gardeggia, del rifugio Gardeggia, dove fino a poco fa si era scatenato un vero e proprio temporale. Si è ripreso Vincenzo Nibali, adesso ha 59 secondi di ritardo nei confronti di Contador e compagnia, 59 secondi. Insieme a lui c'è Sarmiento, compagno di squadra di Garzelli all'Acqua e Sapone Caffè Mocambo, che fino a poco fa era nel gruppo con tutti i migliori. Nel tratto in discesa adesso Garzelli. Sarà importante vedere alla GPM il ritardo del gruppo e vedere anche ad inizio salita il vantaggio di Garzelli sul Nieve. Davide, ci sono ancora 6 chilometri all'insù in questa tappa che proponeva un dislivello complessivo vicino ai 6.000 metri. Sì, tanto niente da fare, Nibali si è piantato di nuovo. Crisi per Vincenzo Nibali mentre siamo tornati con Garzelli. Meno 25 per Stefano Garzelli, entra in galleria e noi ovviamente con le nostre telecamere torniamo, ci spostiamo di nuovo sul gruppo dei migliori per vedere la differenza di pedalata tra il gruppetto di Alberto Contador, che sta già pensando a vestirsi in vista della discesa, e la coppia con Sarmiento e soprattutto Nibali. Nettamente un altro passo, grande difficoltà per Nibali adesso. Per quanto possibile Alberto Volpi continua con l'ammiraglia della Liquigas Doimo a dare suggerimenti, ma di più ad urlare, a cercare di incitare Vincenzo Nibali, perché questa è una giornata difficilissima anche dal punto di vista psicologico per lui, che pure ieri aveva dato dei segnali nella tappa dello Zoncolan, restando spesso insieme ad Alberto Contador, che lo aveva lasciato là soltanto all'ultimo chilometro e mezzo per seguire la salita tremenda di Nibali. Andiamo da Andrea De Luca. Siamo dietro a Vincenzo Nibali e Sarmiento, adesso con i due tornanti che vanno a affrontare. Vincenzo ha alzato lo sguardo al cielo per andare a vedere dove erano i corridori che lo precedono, adesso abbassa lo sguardo sull'asfalto, è quasi un cronometro con Alberto Volpi e Amadio che della sua ammiraglia che continuano ad incitarlo con tutto il calore della gente che prova a spingere con la voce Vincenzo Nibali in questa sua rincorsa nei confronti dei primi. Adesso si rialza sui pedali, a voi la linea. Grazie Andrea, una sofferenza in questa salita della pedaia per Nibali, una salita tremenda, una salita vera di 13 km e mezzo. Savoldelli, a te. Arroyo in difficoltà, si sta staccando, era un po' che era lì proprio a tutta, 10 metri ma sta soffrendo, mancano ormai 300 metri al GPM. Sono arrivate la macchina della Lampre per chiedere a Scarponi se voleva qualcosa, è arrivata anche la Geost con Zanini, per Menchov nessuno ha voluto niente, solo Contador che già in salita con un freschezza ha indossato un giacchettino smanicato per la discesa. A voi la linea.
Grazie Paolo, già nella discesa ovviamente con Garzelli, asfalto asciutto nella discesa del Fedaia, quello che sta trovando Stefano Garzelli, intanto Ruano che proprio in vista della discesa per vestirsi e per prepararsi a questo, a questa fase che certo non è a lui favorevole, ha preso un leggero margine rispetto agli altri uomini di classifica. Aspettiamo i passaggi di tutti per vedere anche il distacco cronometrico e poi andremo in regia da Silvio Martinello. Dunque il passaggio a passo Fedaia di Ruano, poi Menchov con Kreuziger, Contador, Rodriguez, Gadre e Scarponi. Molto bene Michele Scarponi, tanto Nibali è riuscito già a mettersi la mantellina con Sarmiento alla sua ruota. 6 minuti e 25 secondi il ritardo dei migliori da Stefano Garzelli, andiamo alla Savoldelli. Come hanno superato la linea del campione della montagna, Menchov ha preso il giornale, poi altri atleti si stavano vestendo, Contador li ha guardati, si è portato subito in testa per cercare di rilanciare la velocità. Non vuole che questa fuga, che questo attacco perda tempo perché sa che Nibali è dietro, Igor Anton, e infatti guardate ancora lui adesso lì con un altro corridore che sta cercando di rilanciare. In questo momento sono separati tutti da 7-8 metri, Scarponi non ha ancora indossato niente, mentre Contador lo aveva già fatto in salita. Arrivano tutte le ammiraglie, tutti adesso hanno bisogno di abbigliamento, prima probabilmente non riuscivano a vestirsi perché erano al massimo del loro sforzo. A voi. Grazie Paolo, 57 secondi il ritardo di Nibali da Contador. Eccolo inquadrato, è lui al comando. Da quando mancavano 60 km alla conclusione, poi con un ritardo di 40 secondi Nieve a 3.10, Backlands a 4 minuti Sella, a 6 minuti Sil Dryers, a 6 minuti e 28 Ruano insieme a Wening, a 6.35 il gruppetto della Maglia Rosa, dunque con quello con Scarponi, con Menchov, con Kreuziger, con Rodriguez e con Gadre, a 7.35 Vincenzo Nibali, che dunque è passato con un minuto di ritardo, per la precisione 57 secondi di ritardo rispetto a Contador. Andiamo adesso in regia da Silvio Martinello. Sì Francesco, grazie, abbiamo seguito con apprensione e con preoccupazione la scalata della Marmolada del Passo Fedaia da parte di Vincenzo Nibali dopo il coraggioso attacco sulla discesa del Giao. Prego Alessandro Carusi di partire, qui abbiamo l'immagine, abbiamo fatto un po' una breve cronistoria della sua scalata al Fedaia, qui il momento in cui purtroppo non riesce più a tenere il ritmo del gruppetto Maglia Rosa. Qui Alberto Volpi, abbiamo sentito Andrea De Luca costantemente al suo fianco, l'ammiraglia, per cercare di dargli le indicazioni giuste per non andare alla deriva. Qui siamo all'altezza di Capanna Bill, circa 3 km del Gran Premio della Montagna. Vedete, normalmente uno pensa, ma un corridore, un professionista non prende l'acqua da un tifoso qualunque. Questi sono i tifosi del fans club Vincenzo Nibali. Tutto questo fa sì che Vincenzo possa recuperare un paio di secondi negli ultimi 2 km e quindi per il momento contenere il suo ritardo da Alberto Contador. A te la linea. Grazie Silvio, i cannibali dunque sono arrivati anche sul Fedaia e sono stati importanti per quanto possibile in quella fase per Vincenzo. È arrivato anche Di Luca, Petrov, Sarmiento e Vincenzo Nibali, nonostante la difficoltà è riuscito comunque a limitare i danni, vedremo se avrà la possibilità di rientrare in questa discesa verso Canasei. Prosegue intanto benissimo Garzelli. Stefano Garzelli che adesso deve fare attenzione al tentativo di recupero di Nieve che ha 40 secondi, è 40 secondi indietro rispetto alla Varesino. Andiamo da Andrea De Luca. Sì, siamo sempre dietro il quartetto adesso con Sarmiento, con Gurov e con Danilo Di Luca. Galleria, voi la linea. Mi sembra che abbia recuperato una ventina di secondi Vincenzo Nibali. Chiaramente adesso potrà sfruttare il terreno migliore per lui, vale a dire la discesa, lo abbiamo visto anche giù dal passo Giau di cosa è capace Vincenzo Nibali, certo che lì al termine di quella discesa aveva guadagnato una quarantina di secondi massimo sul gruppetto con Contador, che ha trovato non nei suoi compagni di squadra ma negli altri spagnoli gli alleati più preziosi, e dunque a quel punto non aveva senso continuare da solo, si è rialzato Nibali e si era fatto riassorbire dal gruppo.
tempo. Soprattutto in questo tratto potrebbe guadagnare qualcosa, potrebbe cercare di riaccodarsi al gruppetto. Una ventina di secondi li ha guadagnati, adesso infatti a 38 secondi di ritardo da Contador, era transitato alla GPM con 57 secondi. Tanto in ritardo Igor Anton, il vincitore di ieri, in classifica a 3 minuti e 21 secondi di ritardo questa ed mattina. Era in terza posizione, a un secondo dietro, soltanto un secondo dietro Nibali. Al termine della discesa è arrivato Garzelli, qui intanto vedete Nibali che sta cercando di andarsene. Petrov. Difficile per Petrov, per Gurov e per Sarmiento tenere il ritmo in discesa di Nibali, che adesso deve giocare davvero il tutto per portarsi prima dell'inizio della salita dei 6 km ai meno 6, dove comincerà la salita della Garbeccia, dovrà cercare entro quel punto là di riportarsi sul gruppetto con Contador. Paolo Savoldelli, a te. Dopo aver preso la mantellina e qualche rifornimento, adesso stanno andando di nuovo a tutta, è rientrato Degnani in mezzo alle ammiraglie, ma sta riperdendo contatto in discesa. Kreuziger sta facendo un'andatura molto forte, questa discesa non è difficile, il primo tratto è bagnato, mentre adesso siamo in un tratto asciutto. Contador lascia sempre 15 metri di vantaggio a Kreuziger per non prendere rischi e avere uno spazio di frenata. A voi la linea. Grazie Paolo, intanto comunicazione anche per voi, qua al traguardo ha ripreso a piovere con una certa violenza, anche perché ora sta piovendo davvero forte. Tanto seguiamo Vincenzo Nibali, è riuscito a limitare i danni sulla salita verso il Fedaia, discesa che non è difficilissima. Ci sono alcuni tornanti, lunghi rettilini e per un discesista qui c'è la possibilità di recuperare poco, però sta recuperando, è già in scia alle ammiraglie. Eh sì, sta già vedendo le ammiraglie che seguono il gruppo della Maglia Rosa, il gruppo di tutti i migliori, dunque anche da un punto di vista psicologico, no? Può essere importante Davide, perché soprattutto è stato bravo a non lasciarsi andare anche con la testa Nibali in quella salita, che è stata una sofferenza lunga, 13 km e mezzo, la salita del Fedaia. De Luca. Adesso l'asciutto è l'asfalto è asciutto, praticamente Vincenzo Nibali ha appena iniziato la strada a scendere, ha guadagnato prima 10, poi 20, poi 30, poi 50, adesso ha un vantaggio di 400 metri nei confronti di Sarmiento, che è il primo del quartetto di cui lui faceva parte. L'asfalto quindi è asciutto, può impostare al meglio le traiettorie, a voi la linea. Grazie Andrea, questa è l'inquadratura per Igor Anton, era terzo in classifica generale dopo la vittoria di ieri sullo Zoncolan, anche lui ha pagato la salita del Fedaia. Mi sembra che davanti ci sia Dario Cataldo, siamo riusciti adesso ad individuare, non abbiamo il passaggio di Igor Anton, non sappiamo il ritardo sul Gran Premio della Montagna, ma torniamo su Nibali. Eccolo il siciliano Vincenzo Nibali nella discesa del Fedaia, una discesa che terminerà a Canazei, poi ci sarà un tratto in falso piano prima di arrivare a Pera di Fassa, dove comincia la salita verso il rifugio Garbeccia. Nieve sempre ad una quarantina di secondi da Stefano Garzelli. Ormai sembra essersi stabilizzato da diversi chilometri. Nella fase finale della salita e anche in questa discesa il ritardo di nieve da Garzelli. Tanto vedete sta per accodarsi, ha guadagnato tantissimo in questo tratto Vincenzo Nibali. E in pratica ha recuperato un minuto, è vero che quello che vede davanti è l'ultimo uomo del gruppetto della Maglia Rosa, però insomma questo è un momento che anche può dare nuovo vigore alle ambizioni di Vincenzo Nibali, perché sa che tutti gli altri sono comunque lì vicini, lì poco davanti. Non ha perso tempo, si è subito tolto la mantellina Vincenzo Nibali, rischiando anche qualcosa e l'ha buttata via. Tanto di mantelline ce ne sono. Certo, lì non ha perso tempo per aspettare l'ammiraglia e restituire al direttore sportivo la mantellina. Andiamo a sentire un commento da Gilberto Simoni, che è sempre ospite nel nostro studio del Processo alla Tappa. A te. Come certi corridori scendono con le mani sotto e come sta facendo Nibali, di fatto sta facendo una discesa veramente al limite.
E come c'è un corridore come Antoni, anche prima un po' si vedeva lo stesso Contador, scendono con le mani sopra, e, insomma, ci vorrebbe un po' di scuola a questi ragazzi. Tanto avete visto Garzelli, non conoscendo la discesa, ha cercato di affrontare la traiettoria migliore, invece era una semicurva ed è stato molto più veloce Nibali. Nibali sta rientrando in discesa, sta facendo delle acrobazie spettacolari. Vediamo, continuiamo a seguire questo replay, poi andremo da Paolo Savoldelli. Qua c'era una macchina ferma in un punto bruttissimo, era la medaglia della Saxo Bank, non si è fatto particolari problemi, ha fatto una discesa strepitosa Vincenzo Nibali, che 1-1 li sta andando a riprendere tutti. Possiamo dire che sta rientrando Vincenzo Nibali nella discesa della pedaia, ha recuperato un minuto, e un minuto è veramente tanto. Paolo Savoldelli, a te. Sta rientrando Nibali, ormai 100 metri, è dietro l'ammiraglia e la giuria di corsa, sta scendendo a tutta, vedo dietro anche due corridori a 200 metri, ormai li vede, la macchina della giuria si è fermata e li sta facendo passare, supera l'atleta della Quistep, ormai li ha nel mirino, 50 metri per lui, l'ultimo sforzo, ha fatto una discesa eccezionale, l'ho visto arrivare nelle curve precedenti, linee perfette, al limite, a voi. Beh, È un lottatore davvero, ha avuto coraggio, ha avuto cuore, soprattutto Vincenzo Nibali, perché c'era il rischio fortissimo di saltare in quella salita della pedaia, perché ti fai riprendere dopo aver attaccato la discesa del Giau, dopo aver attaccato in quella discesa del Giau, tieni le ruote dei migliori, ma poi al primo scatto, quello di Contador verso Malga Ciapela, perdi subito contatto e lì c'era veramente il rischio di pensare il mio giro per il podio finisce qua, cosa che non è successa a uno splendido Nibali. Adesso deve mangiare, deve assolutamente buttare giù zuccheri, perché ci sono questi chilometri facili, 9 per arrivare all'imbocco del Gardeccia, 6 chilometri, gli ultimi 3 durissimi. C'è un uomo in più nel gruppo della maglia rosa, è rientrato Nibali e qua con le telecamere siamo tornati su Stefano Garzelli, non ce lo siamo assolutamente dimenticato, ma abbiamo voluto seguire le acrobazie di Nibali nella discesa, la smorfia di Garzelli. Adesso ha perso qualcosa, 20 secondi il ritardo di Nieve, eccolo qua. Comunque anche questo Nieve, una giornata. Bravissimo. Una giornata super per Nieve. Tanto Contador chiama l'ammiraglia. La Canazzei è terminata la discesa, ora ci sono diversi chilometri in falso piano prima della rampa finale verso il rifugio Gardeccia. Garzelli a questo punto potrebbe cercare di recuperare il più possibile per poi cercare di andare a vincere la tappa con questi ultimi 6 chilometri. Questo è Siutstov. Questo è Igor Anton. Risale anche la nostra moto di ripresa, Igor Anton. Attenzione adesso ad Alberto Contador, perché ci stiamo avvicinando alla salita, viene marcato da Rodriguez. Certo, ci saranno ancora tanti argomenti da trattare, tante cose di cui parlare nel dopo tappa. Attenzione, perché Nibali aveva cercato un allungo, ma la discesa è terminata. Cercato di sfruttare questo momento quando Contador si è tolto la mantellina e si è portato all'altezza dell'ammiraglia, adesso c'è un attimo di rilassamento. Tanti argomenti dopo le polemiche di ieri, oggi soprattutto per l'atteggiamento di Contador e degli spagnoli, perché abbiamo visto, insomma, che la solidarietà spagnola, beh, anche oggi è venuta fuori. 15 chilometri al traguardo. Ancora 9 in leggera discesa, 10, quindi 5 chilometri di vantaggio per Garzelli. Vedremo se Nieve lo raggiungerà, mi sembra che adesso non stia spingendo a fondo in questo tratto in leggera discesa di tappa. Attenzione intanto. Rodriguez, Joachim Rodriguez prova ad anticipare i tempi. Meno di 15 per il gruppetto della maglia rosa, si volta Rodriguez, per il momento mi sembra che nessuno sia scattato per andare a riprendere lo spagnolo della Katiuscia. Stavo dicendo che di tappe Garzelli al giro ne ha già vinte 7, la prima nel 2000 a Prato Nevoso, l'ultima lo scorso anno. Nella cronoscalata Plan de Corones.
il giro che certo non si aspettava, quello che sta disputando Joachim Rodriguez. Secondi intanto il ritardo di Nieve da Garzelli. Questo è il momento in cui Contador si è accorto dell'allungo di Nibali. Vai, vai, dice la moto. Sta parlando appunto con il nostro motociclista, perché un aiuto lo può chiunque, lo può prendere in qualunque momento, e quello, la scia della moto può far tanto. La salita comincia a 6 km dall'arrivo. 20 secondi, soltanto 20 secondi separano Stefano Garzelli, che è il battistrada di questa tappa, da Nieve, Michele Nieve, spagnolo dell'Euskaltel, che è in seconda posizione. Andiamo da Paolo Savoldelli, a te. Ha fatto un numero incredibile Vincenzo Nibali in questa discesa, non era una discesa adatta per recuperare, probabilmente sul bagnato ha rischiato parecchio, davanti hanno perso un po' sul falso piano, ma poi Kreuziger quando si è messo davanti scendeva bene. Scarponi ha provato a rilanciare in alcuni momenti, o quando ho visto arrivare Vincenzo Nibali di colpo scendeva nettamente più forte degli altri, sfruttava tutta la strada. Quando sono arrivato in fondo ho visto arrivare il suo direttore sportivo Volpi, aveva un diavolo per capelli, ma guardate, ha sbuffato, uguale in parte a lui Amadio, si sono resi conto anche loro che per fare questo rientro Nibali è dovuto andare oltre, ha dovuto rischiare, però in certi momenti bisogna farlo. Un bravo anche Scarponi, che a un certo punto ha provato a sfruttare la situazione, però in discesa Nibali è nettamente superiore, e con la strada bagnata puoi essere bravo finché vuoi, ma se trovi appena appena un imprevisto vai per terra. A voi. È di discesa purtroppo per Nibali, da ora in poi non ne troverà più, come diceva Savoldelli Davide, un bravo davvero a Michele Scarponi, perché è stato preziosissimo oggi, nel momento subito dopo lo scatto di Contador all'inizio del ritorno di Malga a Ciapela, è andato su del suo ritmo ed è stato proprio Scarponi che ha permesso anche a tutti gli altri di rientrare. Mai in difficoltà, tanto Nieve sta per riprendere Garzelli, 8 secondi, in terza e quarta posizione ci sono Bakeland e Sella, Sella era dato a 4 minuti da Garzelli. Con il battistrada, con la nostra prima moto di ripresa, Stefano Garzelli. Nieve sta rientrando su di lui, aveva la GPM 40 secondi di vantaggio, adesso sta rientrando lo spagnolo dell'Euskaltel. Bakeland a 10 km dall'arrivo ha un ritardo di 3 minuti e 25 secondi. Andrea De Luca, torniamo in corsa. Un capolavoro di Nibali per tenacia, per cuore, anche grande classe in discesa, Alberto Volpi. Sì, grande classe in tutti i sensi, ma tanta paura, perché seguirlo in discesa veramente è pazzesco, è un bravo ragazzo e sa guidare bene la bici. A voi la linea. In ritardo Anton Sivtov e Dario Cataldo, italiano della Quickstep. 7 km al traguardo per Stefano Garzelli, dunque tra 1000 metri comincerà questa rampa verso il rifugio Gardeccia per il battistrada, che sta per essere raggiunto, sta rientrando su di lui Nieve, intanto superate le 7 ore di gara. Torniamo da Andrea De Luca. Roberto Damiani, allora Scarponi lucidissimo fino adesso, Nibali e Scarponi nella morsa spagnola però. Ma gli spagnoli sono fortissimi, Scarponi è stato lì tranquillo, dipende cosa ha dentro ancora per giocarsela sul Gardeccia. Questo è un giro che può cambiare salita per salita, abbiamo visto adesso magari il Nibali che era un po' in difficoltà prima sarà forte sul Gardeccia, vediamo. Ringraziamo i direttori sportivi, si stanno giocando il Giro d'Italia, sono sempre disponibili con noi. A voi la linea. Grazie Andrea. E proprio in vista dell'inizio della salita, meglio dell'inizio dell'ultima salita di questo tappone dolomitico, Nieve riprende, riaggancia Stefano Garzelli. 6 km l'arrivo, sono tutti in salita, i primi 1500 metri difficili, duri al 15%, poi un tratto pianeggiante,
e gli ultimi tre durissimi. Guardate quanta gente, guardate quanto pubblico c'è anche oggi, nonostante non sia proprio una giornata bellissima da un punto di vista meteo. Infatti ha piovuto qua e continua a piovere ai 1948 metri del rifugio Gardeccia. L'asfalto è bagnato, non è una giornata di sole, ma è comunque una giornata di festa. Rifugio Gardeccia, queste sono i dati della salita, le caratteristiche della salita da superare un dislivello di 618 metri. E poi, Davide, un dato su tutti credo possa rendere l'idea della difficoltà di questa salita: la pendenza media è del 10%, ma c'è anche un tratto in discesa e in falso piano, eppure la media è il 10%. Perché gli ultimi 3 chilometri sono al 12%, l'ultimo chilometro al 15% di pendenza media. Nieve, nel suo attacco, Michel Nieve attacca subito, appena cominciata la salita della Gardeccia, è in difficoltà Stefano Garzelli. Nieve è al comando con un vantaggio adesso di una decina di metri sul Varesino dell'Acqua e Sapone, Caffè Mocambo. Eccolo il momento dello scatto di Nieve. Già ieri c'era stata la vittoria di un uomo della Euskaltel, di Igor Anton, sullo Zoncolan. Adesso la formazione basca prova la carta Nieve nel tappone dolomitico. Il ritardo del gruppo Maglia Rosa nei confronti di Garzelli e Nieve, 6 minuti e 35, davanti a loro c'è Sella. 6 minuti e 35 è un ritardo importante. Importante, quindi Nieve potrebbe farcela, vedremo se ci sarà la reazione di Stefano Garzelli. Ho il timore di no, Nieve. Tanto rivediamo Garzelli in difficoltà. Con Nieve, questa inquadratura dall'elicottero, Stefano Garzelli, che a questo punto non ha potuto rispondere all'attacco di Nieve, ha patito anche il tratto in falso piano dalla fine della discesa di Canazzei all'inizio di questa salita del Gardeccia. Giusto ricordare che i corridori sono in bicicletta da più di 7 ore. E quindi, come diceva Damiani, in quest'ultima salita può ancora succedere di tutto. Qualcuno, qualsiasi, può rimanere senza benzina. Adesso c'è Wenning per Crosswake. Sono loro i primi due della Rabobank. Poi vediamo Scarponi con Gadré, con nel gruppo della Maglia Rosa, ovviamente con Contador, con Kreuziger e con Nibali. Non dimentichiamoci che Nieve in classifica è 17esimo con un ritardo di 9 minuti e 8 secondi, e proprio per questo motivo, lo ricordiamo, a lungo in questa giornata, in questa tappa, è stato anche Maglia Rosa virtuale, perché la fuga di cui faceva parte ha avuto un vantaggio massimo di 10 minuti e 20. Nel 2010, l'anno scorso, Michel Nieve vinse una delle tappe più difficili della Vuelta con una fuga da lontano. Nell'ultima salita riuscì a staccare i compagni e a vincere la sua prima corsa e unica da professionista. È Peter Wenning, ex Maglia Rosa, questo Giro d'Italia, il vincitore della tappa di Orvieto, che adesso sta mettendo in fila tutto il gruppo con i migliori. Qua con le immagini, siamo tornati invece su Nieve. Questo è uno dei tratti più difficili di tutta la salita, Davide. Questo tornante è micidiale. 15%, poi ancora 300-400 metri e la strada si spiana un po', c'è anche un breve tratto in discesa. Stefano Garzelli però è là, ha perso 25 secondi ma continua a vedere lo spagnolo dell'Euskaltel. È una tappa d'altri tempi, una tappa lunghissima, a dislivello di 5500 metri, e quindi non possiamo dar nulla per scontato. 6 minuti il ritardo del gruppo Maglia Rosa su Nieve. Guai dare qualcosa per scontato, nonostante quello che ci mostrano le immagini, perché in un certo momento sembrava quasi che fosse finita là per Stefano Garzelli. Però invece, Davide, come ricordiamo spesso, bisogna controllare sempre la lancetta del serbatoio, no? Vedere quanto ancora ne hanno i corridori. Questa è veramente una tappa tremenda, considerando anche che arriva al termine di una 3 giorni di altissima montagna, di altissima quota. A 5 km dall'arrivo Garzelli, a 10 secondi da Nieve. Dunque piano piano si sta riportando sullo spagnolo della Euskaltel, dà l'impressione di aver superato il momento difficile, il momento di crisi Garzelli. Qua la strada spiana un po'. Hanno già percorso 1600 metri di salita, qui la strada spiana per 400 metri, 500. Wenning sta facendo un grosso lavoro per Crosswake.
che è secondo nella classifica dei giovani alle spalle di Roman Kreuziger, che indossa anche oggi la maglia bianca. Questo intanto è la coda del gruppo maglia rosa. Sono rimaste una quindicina di corridori nel gruppo con Alberto Contador. Non c'è Igor Anton, che ancora non dovrebbe essere rientrato, no? Non mi sembra. Igor Anton terzo nella classifica generale alle spalle di Contador e Nibali. La strada torna a salire verso l'arrivo del rifugio Gardeccia e si alza nuovamente sui pedali. È Nieve, mentre anche per il gruppo dei migliori comincia adesso la salita del Gardeccia. Inizio salita, ho misurato questa mattina per la precisione, misura 6 km e 200 metri. La prima parte, così come è per l'ultimo chilometro, possiamo dire, Davide, è forse la più difficile, l'inizio. La più difficile, sì, l'inizio e la fine. Crisi per Sel Dreyer. Andiamo da Paolo Savoldelli. È iniziata la salita, strada stretta, si è staccato Sel Dreyer in questo momento. Qui c'è una guerra dietro tra l'ammiraglio, ognuno vuol prendere la propria posizione. Bian Ries è dietro la giuria. Vedo anche Arroyo soffrire l'incodo, mentre Degnan si è staccato in questo momento. La strada è dura, è bagnata, ma però non piove per questo momento. Tantissima gente sul percorso. A voi. Non sta piovendo neanche al traguardo del Gardeccia. 10 metri di ratardo per Arroyo, questo è uno dei tratti più difficili. Ha perso contatto anche Peter Wening, che ha tirato nel tratto in falso piano per Kruiswijk. Eccolo qua, Arroyo secondo l'anno scorso in difficoltà. Ruano c'è in prima posizione, adesso Scarponi. Raggiunto e superato, adesso l'allungo di Scarponi. Michele Scarponi questa volta non aspetta, non vuole essere anticipato, è lui che attacca e deve essere Contador questa volta che deve rispondere. Quarto della generale, Scarponi con un ritardo di 4 minuti e 6 secondi. È Cadré che si porta su Scarponi e Contador. Scarponi, Contador, Cadré. Quando mancano 5 km e mezzo per loro all'arrivo. Sono più avanti, decisamente più avanti invece Nieve e Garzelli. Una situazione anche da un punto di vista tattico nuova, non l'avevamo mai vissuta, Davide, perché erano sempre stati costretti a subire e a rincorrere gli altri sugli attacchi di Contador. Adesso per primo è partito Scarponi, che adesso perde un po' di tempo nel togliersi la mantellina. Davanti c'è Contador. Il ritardo di Igor Anton nei confronti della maglia rosa, 2 minuti e 10 secondi. Ritardo pesantissimo dunque quello di Igor Anton, che in classifica generale aveva soltanto un secondo di ritardo da Nibali. Parte Contador, di nuovo in difficoltà Nibali. Contador si alza sui pedali e vediamo adesso se riuscirà in qualche modo a reagire Scarponi insieme a Cadré. Sta ballando, torna a ballare Alberto Contador su questa ultima salita. Ancora 5 km e poco più. Con Michele Scarponi e Cadré, la sorpresa di questo Giro d'Italia. Ma è ancora lunga per arrivare al tratto in cui la strada è spiana, è lì che potranno eventualmente provare a riprendere un po' fiato sia Cadré sia soprattutto Scarponi. Questi sono quelli che sono rimasti indietro, perché non è in difficoltà soltanto Nibali, ma abbiamo visto anche Rodriguez e Menchov. Alberto Contador poco più indietro, una ventina di metri di vantaggio su Scarponi e Cadré. Il ritardo di Nibali, 20 secondi da Contador. C'è Rodriguez nel gruppettino con Kreuziger, Nibali e Menchov. Andiamo da Andrea De Luca. Siamo proprio dietro al gruppo di Vincenzo Nibali, sguardi fissi sull'asfalto. Adesso si rialza sui pedali proprio Vincenzo Nibali, davanti a far l'andatura, guadagna qualche metro in questo momento Joachim Rodriguez. Poi Menchov e Nibali appaiati con Kreuziger sempre alla loro ruota, e chiude il gruppetto e fa grande fatica l'olandese Kruiswijk. A voi la linea. Vediamo, Davide, il ritardo di Scarponi e Cadré ai meno 5. 10 secondi da Contador. Non sta dando cambi Cadré, in prima posizione in questa coppia rimane Scarponi, mentre queste sono le inquadrature per Nibali con Menchov e Kreuziger che transitano ai meno 5. 20 secondi da Contador. Savoldelli, a te. Impressionante l'azione di Contador, come ha visto scattare Scarponi è andato sotto con facilità, ha visto che Scarponi era in difficoltà e lo ha superato, non ha scattato forte, è stata una lunga progressione,
Vedo adesso Contador che sta andando via, vedo dietro Gruppettini, Nibali sta seguendo, sta salendo intelligentemente, sta cercando di tenere il suo passo, ha imparato a gestirci bene, è bravissimo perché dopo il momento difficile che ha superato deve cercare di non perdere il controllo. Ruiano in questo momento sta trainando il gruppetto di Nibali, Ruiano che probabilmente è ancora un po' in crisi di fame e ha speso tanto sul fedaia, a voi. Hai detto bene Paolo, vedi Contador andare via e probabilmente adesso il suo vantaggio su Gadré e Scarponi è aumentato e si alza ancora sui pedali Contador. E questa invece è la battistrada, Nieve non è riuscito a rientrare su di lui, Garzelli che adesso non vede neppure più lo spagnolo che transita al cartello dei meno 3. 3 chilometri all'arrivo per Nieve, è aumentato il ritardo di Garzelli, molto. Scarponi e Gadré sono all'inseguimento del ballerino Contador. Certo, fa davvero impressione ogni volta che si mette a danzare con la sua bicicletta. Eccolo qua, Alberto Contador di nuovo sui pedali, rilancia l'azione. Guardate, è impressionante quando si alza. Hanno nelle gambe 226 chilometri, più di 5200 metri di dislivello. Vedete, adesso è tornata la pianura e subito ha messo il 52. Più indietro, Ruano, Rodriguez, Kreuziger, Menchov e Nibali che però sta faticando a tenere la ruota anche degli altri quattro. 32 secondi in ritardo di Garzelli da Nieve. La sofferenza sul volto di Vincenzo Nibali e questo invece è Nieve, 32 i secondi che ha di vantaggio su Stefano Garzelli. Splendido il varesino ma ha pagato nel finale proprio in questa tappa così lunga. La conclusione per Nieve. 35 secondi il ritardo del gruppetto Nibali, 20 secondi il ritardo di Scarponi e Gadré, eccoli. Lo vediamo da questa inquadratura dall'alto e ha preso davvero un gran margine Alberto Contador. Per la prima volta Scarponi ha provato ad anticipare lo spagnolo, è stato lui il primo ad attaccare, però Alberto Contador si è riportato sul marchigiano con una facilità impressionante. Questo invece è Ruano che ha preso un po' di vantaggio rispetto a Menchov, Rodriguez, Kreuziger e Nibali soprattutto, che ancora una volta era andato in difficoltà. Cominciano i due chilometri più difficili, vedete il meccanico incitare Nieve fuori dalla macchina per incitare il corridore per voltarsi, anche controllare la posizione di Garzelli, perché 2 chilometri e 2 sono pochi ma possono essere anche tantissimi, c'è ancora la possibilità per Garzelli. Nibali ha superato il momento difficile, il momento critico ed è sempre nel gruppo con Kreuziger, Rodriguez, Menchov, ci rimane anche Krosweg, poco più avanti c'è Ruano. Eccolo qua, poi andiamo avanti e vediamo Scarponi con Gadré e la maglia rosa di Contador. Non è però una situazione ancora definitiva, Davide, assolutamente, perché mancano 3 chilometri in pratica per questi uomini alla conclusione. Savoldelli. Sembra che stiano recuperando Scarponi e Gadré. Contador probabilmente ha fatto uno scatto, l'ha pagato un po', adesso sta cercando di prendere un passo regolare. Scarponi dietro rilanciava l'andatura e saliva più forte di lui. Però Contador adesso che ha fatto il vuoto sta cercando di trovare il passo giusto per proseguire. A voi. Alberto Contador che intanto sta per andare a riprendere Jan Bakelands che è il terzo attualmente in questa tappa condotta da Nieve. Al secondo posto c'è Garzelli, Bakelands che sta per essere ripreso da Contador. Eccolo qua il momento in cui lo spagnolo si sta riportando su Bakelands, strada che è stata asfaltata da poco quando siamo arrivati qua nell'unico precedente del Giro d'Italia, questo era tutto sterrato. 4 minuti il ritardo di Contador da Nieve. È in terza posizione ora Contador, difficile poter andare a riprendere sia Nieve sia Garzelli. 28 secondi il ritardo di Scarponi e Gadré da Contador. Anche loro due sono questi, con la maglia rossa della Lampre ISD c'è Michele Scarponi, l'uomo dietro con la maglia della Age Desert invece John Gadré, il vincitore della tappa di Castelfidardo, anche loro stanno per riportarsi su Bakelands. 45 secondi il ritardo di Ruano nei confronti di Contador, più indietro
il gruppetto con Mencio e Nibali. Entrato negli ultimi due chilometri, Nieve non vestirà la maglia rosa, un sogno che ha cullato a lungo in questa tappa, però si sta avvicinando ad un traguardo che per lui potrebbe davvero essere storico. Andiamo da Andrea De Luca. Siamo dietro al gruppetto di Nibali composto da Joachim Rodriguez, Denis Menchov, Kreuziger e l'olandese Kruiswijk. A fare l'andatura è sempre Vincenzo Nibali e ha ricevuto un cambio prima solo da Roman Kreuziger. In questo momento la strada si impenna, sempre Vincenzo davanti. A voi la linea. Garzelli, un minuto di ritardo da Nieve, un minuto il ritardo di Nibali da Contador. Qui comincia il tratto più difficile. Deve ancora superarlo il tratto più difficile, Nieve, però a questo punto per Stefano Garzelli diventa davvero complicato, perché un minuto di ritardo è veramente tanto. E invece qua vedete l'agilità con la quale sta andando su Alberto Contador, mentre Bakelands, che è già stato superato dallo spagnolo, sta per essere raggiunto da Scarponi e da Gadré. Bakelands intanto raggiunto da Michele Scarponi, molto bravo oggi, anche la pedalata la vedete molto più fluida. E qui siamo su Nibali. Questo è il quintetto con Nibali, Kreuziger, Rodriguez, Menchov e Kreuziger. Più o meno un minuto di ritardo da Contador, ma continua ad aumentare. Si sta avvicinando allo striscione dell'ultimo chilometro, intanto Nieve, che è sempre scortato dalla sua ammiraglia, meccanico costantemente fuori dal finestrino per incitare il corridore, si volta anche per vedere se arriva Stefano Garzelli, ma purtroppo Garzelli ha un ritardo che adesso è superiore al minuto rispetto a Nieve. Dovrebbe essere lui il vincitore, tanto siamo tornati con l'elicottero su Nibali. Arroyo sta ritornando sotto. Con grande tenacia, con coraggio, David Arroyo, il secondo del giro dell'anno scorso, il giro di Ivan Basso, si sta riportando sul gruppetto con Nibali, con Menchov e con Kreuziger. Tanto se facciamo un primo piano sulla maglia rosa vediamo proprio le manopole dei freni, vedete molto alte, la posizione per salire su queste pendenze. Chi sperava in una crisi di Contador nel terzo giorno di alta montagna, beh, è rimasto deluso, perché Contador ancora una volta, non per la vittoria di tappa ma per la classifica, ha attaccato. Rispetto a qualche anno fa, manopole molto più alte, proprio perché non si va solamente con le mani alte sul manubrio, ma tante volte si preferisce tenere le mani sulle manopole. Sia Contador che Nibali le hanno alzate non poco. Andiamo da Andrea De Luca. Per segnalarvi, Joachim Rodriguez si è alzato sui pedali, ha aumentato l'andatura, adesso ha guadagnato 10 metri ai confronti di Nibali e Kreuziger, con Arroyo che arranca, cerca con le unghie e con i denti di rimanere attaccato a questo gruppetto, adesso anche l'olandese Kruiswijk, pensate, fa un freddo incredibile, lui ha la maglietta totalmente aperta in apnea, l'olandese. A voi la linea. Grazie Andrea. Nieve, in vista ormai dell'ultimo chilometro, controlla la situazione dietro e è una gioia per lui vedere che Stefano Garzelli ancora non compare da questa curva a sinistra. Classe 1984, compirà gli anni il 26 maggio, arriva dalla Navarra, la stessa regione di Miguel Indurain, differenza sua di corse, per il momento ne ha vinte solamente una, l'anno scorso, una delle tappe più difficili della Vuelta. Vuelta di Spagna, dove venne incoronato, dove ci fu il trionfo di Nibali, il successo nella tappa più importante di Mikel Nieve. E nell'inquadratura di sinistra avevamo visto a destra invece il secondo della tappa, vale a dire Garzelli. In ritardo Igor Antonna dovrebbe avere 4 minuti di ritardo da Contador. Ha già superato lo striscione dell'ultimo chilometro Miguel Nieve. È quello più difficile, devono superare all'ultimo chilometro 140 metri di dislivello. È stato bravissimo anche per quanto riguarda la lucidità, Nieve, l'ha detto Davide. Molto bravo. Ultimo chilometro, tanto vediamo adesso, torniamo. È...
dietro c'è stato lo scatto, dietro lo scatto di Vincenzo Nibali, eccolo qua il siciliano che sta cercando di recuperare, intanto ha lasciato là Menchov, Kreuziger sta cercando di riportarsi su Scarponi e su Bakelands, che intanto non ha perso contatto, no scusate, su Rodriguez e su Bakelands. Sì, sta cercando di andare a riprendere Joachim Rodriguez, molto più avanti Scarponi e Gadrea, 800 metri, guardate qui la strada, la difficoltà, sono costretti a salire con un 36-26, 36-28. Una macchina ci passa a malapena in questa strada, sono 200 metri, poco più il vantaggio di Nieve rispetto a Stefano Garzelli, ma siamo invece nell'ordine del minuto. Sì, perché qui salgono a 13 all'ora, non di più. Questo è Contador in terza posizione, dunque la possibilità di incrementare ulteriormente la classifica andando a prendere anche 6 secondi di abbuono, che sono niente rispetto a quello che con le gambe, con i risultati senza abbuono è riuscito a mettere insieme Contador. Qui tendenza intorno al 16%, bravissimo questo corridore che arriva dalla Navarra. Michele Scarponi che dovrebbe essere, ce la dovrebbe aver fatta a liberarsi di Gadrea in vista anche lui dello striscione dell'ultimo chilometro, mancano 1200 metri per il marchigiano. 100 metri di ritardo nei confronti di Alberto Contador. Vediamo un po', perché l'obiettivo per Scarponi è quello, andare a riprendere, difficilmente potrà guadagnare qualcosa, ma andare a riprendere Alberto Contador per poter dire che il giro non è ancora finito quando manca una settimana alla fine. Ultimo chilometro per Contador. Vediamo adesso quanto manca per Nieve. Ancora un collegamento prima dell'arrivo di Nieve, ancora un collegamento con Andrea De Luca, a te. Allora, il ritardo di Nibali da Contador è di 300 metri, il ritardo invece rispetto a Scarponi è di 150 metri. Ormai ha raggiunto Rodriguez e ha staccato Menchov di 200 metri. A voi la linea. 13 secondi il ritardo di Scarponi da Contador, 13 secondi. Questa inquadratura la merita tutta anche Stefano Garzelli, perché è stata una grandissima giornata, impossibile per lui ormai andare a vincere questa tappa, perché il successo è di Nieve, però una grandissima giornata quella di Stefano Garzelli. Qua invece siamo con Nibali, anche lui si avvicina all'ultimo chilometro, davanti a lui Joachim Rodriguez, ancora 100 metri. Lo sta per andare a riprendere Nibali, sono vicini allo striscione dell'ultimo chilometro, sia Rodriguez sia Nibali che si sta riportando sulla ruota dello spagnolo della Katiuscia. Potrebbe essere intorno al minuto e mezzo il ritardo di Nibali da Contador. Rujano! Contador aveva fatto un altro scatto importante nella parte più dura, la prima di questa salita, però adesso sta rischiando grosso, perché potrebbe anche pagarlo quello scatto Contador, mentre ormai è quasi in vista del traguardo. Nieve ha alzato gli occhi per cercare di scorgerlo, lo striscione dell'arrivo, invece per lui mancano ancora 300 metri, un ultimo chilometro con pendenze pazzesche, un ultimo chilometro che sembra non terminare mai. Scarponi ha nel mirino la maglia rosa, ma ormai siamo al traguardo. Vede le moto, sa che poco più avanti c'è Alberto Contador, il nuovo tentativo dunque di Michele Scarponi di riportarsi sulla maglia rosa, e ormai meno di 200 metri al traguardo invece per Nieve, che va a confezionare oggi un vero e proprio capolavoro, perché era andato in fuga fin dalla mattina, era riuscito ad entrare nella fuga buona, 10 minuti di vantaggio a lungo è stato maglia rosa, poi ha dovuto subire il recupero del gruppo, ma è stato bravo a non perdere la testa quando c'è stato sulla salita del Giau l'attacco di Stefano Garzelli, ha resistito, è andato su del suo passo, ha limitato i danni anche in discesa, e poi sul passo Fedaia è riuscito a riagganciare. Qua si rischia ancora di far sbagliare strada ai corridori.
corridori a destra devono andare le ammiraglie, a sinistra invece i corridori per affrontare questo ultimo tratto non su asfalto. Quasi non ci crede Nieve, che invece realizza oggi la doppietta della Euskaltel. Ieri Anton sullo Zoncolan, oggi Michel Nieve alla Gardeccia. Dopo 7 ore e 27 minuti. Pensate, 7 ore e 27 minuti in bicicletta in una tappa che ha proposto un dislivello complessivo di quasi 6.000 metri. Nibali ha raggiunto Rodriguez. Un asfalto che si arrampica verso l'arrivo. La difficoltà di Nibali, la rincorsa di Scarponi. Sono costretti a fermarsi le macchine perché non c'è più spazio a questo punto tra Contador e Michele Scarponi. Attendiamo però l'arrivo di Stefano Garzelli, perché è comunque da celebrare il secondo posto del Varesino. Nel suo mirino c'era la vittoria di una tappa, questo Giro d'Italia ci è andato vicino qua nel tappone dolomitico, ma merita davvero un applauso enorme Garzelli per il coraggio che ci ha messo. 250 metri per 200 adesso per Contador. C'è ancora la possibilità per Scarponi di andarlo a riprendere la maglia rosa, perché mancano 250 metri ed è stato evidente il calo di Contador. Scarponi che potrebbe balzare al secondo posto della generale, si riuscirà a superare Anton e forse Nibali. Sicuramente scavalcherà Anton, perché è stata la giornata di crisi, al terzo giorno è arrivata la crisi di Anton, mentre sta per arrivare al traguardo Stefano Garzelli. Anche per lui c'è da attraversare questo ponticino ed affrontare gli ultimi 100 metri sullo sterrato. Bravissimo Stefano Garzelli, è un secondo posto il suo, ma è un secondo posto pesantissimo. Dietro di lui Contador e subito dietro Scarponi. Eccola che appare anche la maglia rosa di Alberto Contador. Per quanto riguarda la classifica generale, nonostante il terzo posto, anche oggi è lui che vince. Alberto Contador, con una smorfia incredibile sul volto, arriva in quarta posizione Michele Scarponi. Una grande giornata per il marchigiano, che forse ha voluto lanciare qualche messaggio anche a Contador. C'è ancora una settimana da correre in questo Giro d'Italia, anche se Contador Davide sempre di più lo ha messo nella sua cassaforte. Troppo forte per vedere la difficoltà della salita, basta vedere questi corridori e sono i primi, pensate un po' la fatica che faranno gli ultimi. Questo è John Gadré, quinta posizione per il francese della Age Desert. Ancora di più si conferma la grande sorpresa del Giro, e poi arriva Rujano, che ancora una volta non è riuscito a ripetere le cose esaltanti che aveva fatto sulla Grossglockner. Tra Contador e Scarponi 6 secondi, tanto telecamere fisse su Vincenzo Nibali, davanti a lui Joachim Rodriguez. Scatta ancora lo spagnolo e questa volta dopo la rimonta Nibali non riesce a tenere la ruota di Joachim Rodriguez. Ancora 150 metri. Allora Contador è arrivato con un ritardo di 1 minuto e 50 da Nieve, dunque adesso dovremo vedere quanto avrà guadagnato ulteriormente Contador su Vincenzo Nibali. Sta per andare entrando sullo sterrato, sta di nuovo per andare a prendere Rodriguez. Eccolo qua Nibali, una volata a due che serve per il settimo posto, lo salta Joachim Rodriguez. 3:35 il ritardo di Vincenzo Nibali, che arriva subito davanti a Rodriguez. Scarponi secondo della generale. E poi attendiamo adesso l'arrivo di Roman Kreuziger. Intanto andiamo a vedere anche la classifica generale, come cambia dopo questo arrivo della Gardeccia. Ovviamente c'è Contador sempre in prima posizione, eccolo qua il traguardo tagliato ora da Roman Kreuziger. Contador a 4 minuti e 20 su Scarponi, 5 minuti e 11 su Vincenzo Nibali. Lo scatto vincente di Nieve all'imbocco dell'ultima salita, la gioia, la fatica al traguardo. Quasi non ci crede, chiude gli occhi e poi quando li riapre
quello che ha sognato per tutta la giornata, vederlo lì, il traguardo della Gardeccia. È stata una grande vittoria quella di Michael Nieve, vincitore della 15ª tappa, il tappone dolomitico ai 1948 metri della Gardeccia. È arrivato nel frattempo Menchov, anche David Arroyo sul traguardo. E questo è Stefano Garzelli, uno splendido secondo posto per il varesino. Intanto possiamo andare, possiamo cedere la linea ad Alessandra De Stefano con il suo processo alla tappa, una quarto d'ora su Rai 3 per analizzare questa giornata e poi avremo molto molto più spazio per parlare ancora del tappone, di come si è disegnata dopo le prime due settimane la classifica su Rai Sport 1. 6,2 km, contadore impiegato 20 minuti e 37 secondi alla media di 18,040. Con Nieve vincitore della tappa, con Contador sempre più padrone della classifica del Giro d'Italia, tutti con Alessandra De Stefano al processo alla tappa.